gran cornice di pubblico per il passaggio della celebre Mille Miglia ad Ascoli Piceno. Sono state circa 450 le auto storiche e non che hanno sfrecciato tra le strade delle 100 torri. La Mille Miglia, manifestazione conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, ha un fascino che va al di là dell'interesse per i motori. È un evento che sa coniugare bellezza del design del progresso motoristico della prima metà del secolo scorso ad itinerari di gran valore paesaggistico e culturale lungo la penisola. Equipaggi di 35 nazioni che presentano auto di 61 diverse case, con la prevalenza numerica dei marchi più prestigiosi come Mercedes, Alfa Romeo, Jaguar, Porsche, Aston Martin, BMW e Ferrari, oltre a case di grande importanza come Bentley, Maserati, Oscar, Bugatti e il meglio della produzione spesso artigianale di auto da competizione costruite nel trentennio della Mille Miglia. Tra le vetture d'epoca coinvolte spicca anche quella di Bruno Senna, nipote del grande campione Formula 1, su una Jaguar D-Type del 1956, e dopo di lui Wolfgang Porsche, nipote del fondatore dell'omonima casa automobilistica, su una Porsche 356 1005 Speedster del 1955. Si è vista anche la conduttrice del TG1 Francesca Grimaldi, mentre grande entusiasmo per il passaggio di Brian Johnson, frontman degli SDC, che durante il suo passaggio in Piazza Ringo è stato letteralmente assediato da frotte di fan in cerca di foto autografo. Grande interesse anche per l'attore britannico Jeremy Irons a bordo di una Jaguar, mentre non si sono visti Adrien Brody e il conduttore Jay Leno, forse rallentati dal forte acquazzone che ha colpito la città intorno alle 19:30. Ha corso anche l'ex pilota di Formula 1 Jack Hicks su una Porsche 550 Spyder RS del 1956. Ha vinto già 8 premi in questa categoria e non si vuole certo fermare. Protagonista pure le donne, che hanno raggiunto in questa edizione il 30% circa con l'eleganza di caschi con veletta, guanti, cappelli, giacche di pelle e orologi in tinta con le vetture, tutti rigorosamente d'epoca.